Bene amici di YouTube, guardate chi mi fa nuovamente compagnia. Eh sì, proprio lui, Samsung Galaxy S2. A quanto pare di abbandonare il modding e gli aggiornamenti di sistema non ne vuole sapere. E chi mi ha visto nel video precedente vi avevo parlato di una delle ROM custom più famose che esista nell'ambito modding, ovvero la CyanogenMod 13, basata su Android 6.0.1, Marshmallow e di tutte le novità che aveva portato con sé. Ma stando di nuovo in sua compagnia, oggi vi andrò a recensire un'altra ROM custom molto apprezzata dagli utenti negli ultimi tempi. Essa si chiama Resurrection Remix, anch'essa basata su Android 6.0.1 Marshmallow, che rispetto alla CyanogenMod 13, con essa, come ci ha abituato nelle precedenti release, ha un comparto di personalizzazione per tutti gli ambiti. E non solo, nella nuova release Marshmallow ha portato tante altre novità. Andiamo a scoprirle insieme. Ed ecco qui nuovamente Samsung Galaxy S2. Come vi ho già detto nell'anteprima video, vi parlerò della Resurrection Remix e di tutte le nuove funzioni che il team ha portato con sé nell'ultima release. Vi faccio subito vedere le informazioni di sistema. Vado subito nelle informazioni, info sul telefono, e vediamo che la versione della ROM è la 5.6.4 Android 6.0.1 e con sé porta il livello patch di sicurezza Android risalente al 1 febbraio. Torniamo indietro e vi faccio vedere che per quanto riguarda il menu delle impostazioni nulla cambia rispetto alle precedenti ROM, se non quello delle configurazioni, che è racchiuso in un unico posto e qui troviamo tutte quelle voci per personalizzare la Resurrection Remix. Ok, torniamo indietro, ma tutte quelle novità avvengono proprio nel pannello dei toggle. Ora vi faccio subito vedere, lo tiro giù ed ecco qua. Questo io lo chiamo proprio drawer dei toggle, ovvero perché una volta inseriti tutti i toggle essi vengono paginati in questo modo, proprio come se fosse un vero e proprio drawer dei toggle. Ok. Adesso vi faccio vedere subito quali sono quelli là più importanti che Team ha inserito in questo comparto. Uno dei primi è il Modifica Tile. Consente di aggiungere i toggle al drawer, io non ne ho perché li ho inseriti tutti. Facciamo fine e li possiamo anche ordinare tra loro. Vedete? Una volta ordinati tra loro, magari cambiandoli di posizione un po' come si vuole, ecco qua. Poi andando sull'ultima pagina a sinistra troviamo svariate impostazioni per quanto riguarda proprio l'area delle notifiche e dei toggle. Ok, detto questo, faccio fine e ci troviamo davanti al pannello dei toggle ben ordinato, proprio come noi l'avevamo messo in precedenza. Ok, andando avanti troviamo un altro toggle chiamato Gesture. Andiamo subito a trovarlo, sperando di trovarlo. Eccolo qua, Gesture. Se attivato, andiamo ad attivare tutte quelle gesture che la ROM ci offre. Una delle tante è lo slide con tre dita per catturare uno screen. Faccio di nuovo. Sperando che ci... Eccolo qua. Vedete, con tre dita ho dovuto fare varie volte perché non prendeva bene. Consente di scattare uno screen del nostro dispositivo. Invece, se lo teniamo premuto a lungo, questo consente di entrare direttamente nell'area là dove ci stanno tutte quelle impostazioni per attivare le varie gesture sul nostro dispositivo. Ok, detto questo, vi faccio subito vedere un altro toggle che il team di Resurrection Remix ha inserito. Andiamo a trovarlo, esso si chiama Kernel Auditor. Eccolo qua. Se cliccato, riporta all'applicazione relativa al kernel, là dove possiamo modificare tutti i parametri per quanto riguarda CPU, batteria, memoria, e
e tutto il resto. Io non ho fatto nulla, l'ho rimasto così com'era per evitare problemi. Chiudiamo l'applicazione e vi parlerò di un nuovo toggle chiamato Kill App. Kill App, esso consente di chiudere un'applicazione sottostante. Per esempio, apriamo un attimo i messaggi, lasciamo sotto, vedete? Se adesso vado a cliccare su Kill App, l'applicazione sottostante al drawer dei toggle si va a chiudere. Quindi ottima funzione se siamo nel pannello dei toggle e vogliamo chiudere l'applicazione sottostante. Ancora un'ulteriore impostazione riguarda la voce configurazioni. Andiamo subito a trovarla. Eccola qua. Configuration, scritto in inglese, ma la ROM è ancora in fase di traduzione. Configurazioni. Se lo premiamo normalmente, esso ci riporta al menu relativo alle personalizzazioni della ROM che già conosciamo. Ma se invece lo teniamo premuto a lungo, esso ci riporta nell'area di aggiornamento della ROM, ovvero l'area dedicata agli aggiornamenti di sistema, là dove possiamo scaricare e installare il nostro update. Un ultimo toggle inserito qui nel drawer dei toggle si chiama caffeina. Se questo toggle è attivato, per esempio adesso l'ho attivato, il countdown sottostante permette di tenere il display attivo per il tempo indicato. Molto comodo se stiamo facendo una lettura, non abbiamo problemi e possiamo anche aumentare il suo valore. Faccio subito vedere: 5, 10, 30 minuti fino all'infinito. Però questo countdown smette di correre nel momento in cui noi andiamo a bloccare il dispositivo e riaccenderlo. Tale opzione viene disattivata, vedete? Viene subito disattivata. Mentre invece per quanto riguarda la multimedialità, vi devo deludere anche qui, perché purtroppo la fotocamera, come la CyanogenMod, per scattare una macro devo tappare più volte sul display per scattarla. Vedete, non riesce a mettere a fuoco e dobbiamo tappare più volte per la messa a fuoco di un soggetto in primo piano, vale a dire una macro. Quindi posso assicurarvi che io, per scattare, ora vi faccio vedere questa macro qui, ho dovuto tappare più di 10 volte sul display per fare questa macro. Però il problema persiste anche se noi andiamo a Play Store e scarichiamo un'applicazione diversa dalla camera stock. Per esempio, se installiamo anche Camera MX, Camera FV5, il problema non viene risolto, resta comunque. Quindi anche per questa ROM, per quanto riguarda il comparto fotografico, si attendono dei fix bug e spero che vengano risolti presto, perché è un problema comune a molti dispositivi. Per quanto riguarda la ROM, questo è tutto. Sostanza, cosa dire di questa ROM? Una ROM che mi ha sorpreso particolarmente proprio per quanto riguarda inizialmente il comparto delle personalizzazioni che il team di Resurrection Remix ha integrato da parte. Per quanto riguarda tutto il resto della ROM, funziona molto molto bene anche su un dispositivo 2011, quindi Galaxy S2, se ben vi ricordate, è possiede un processore dual core e un giga di RAM, quindi gira molto molto bene la ROM. In termini di batteria, anche là non ho avuto nessun tipo di problema, perché la ROM mi ha consentito di arrivare a pomeriggio inoltrato, vale a dire dalle 6 di mattino fino alle 17 di pomeriggio, con un uso molto molto intenso e senza nessun tipo di problema o battery drain che tutti nella maggior parte stanno riscontrando con questa ROM. L'unico problema rimane la fotocamera, purtroppo, che durante la messa a fuoco di un soggetto in primo piano
oppure di una macro, bisogna tappare più volte per focalizzare il soggetto della macro prima dello scatto. Purtroppo il problema non viene risolto, anche se andiamo ad installare da Play Store applicazioni alternative come la MX Camera, per esempio la FV5 o addirittura la Google Camera. Il problema non viene risolto, quindi per questo lato fotocamera si attendono dei bug fix da parte del team di Resurrection Remix. Per YouTube, Raffaele Mauriello.